Buonasera a tutti voi che ci seguite, benvenuti su Libre TV. Oggi è il 6 dicembre 2013, io sono Gianni Colacione e siamo in collegamento in questa virgola un po' più lunga del solito e diciamo inconsueta con Davide Tutino. Grazie di essere qui con noi, Davide. E Davide Tutino è uno dei radicali che in questa ultima tornata amministrativa a Roma è stato eletto in particolare in un consiglio municipale. Del settimo municipio. I municipi a Roma sono dei distretti territoriali che praticamente sono interni al territorio del comune, e parleremo con lui un pochino di ovviamente della sua attività e del suo impegno come consigliere municipale e anche come radicale. Volevo soltanto fare un accenno, una piccola dedica questa serata, nel senso dedicare questa serata di trasmissioni a Nelson Mandela, che la notte scorsa è morto, a 95 anni. Nelson Mandela è il diciamo leader storico, padre della lotta contro l'apartheid. Si è fatto parecchi anni di carcere nel periodo in cui ovviamente in Sudafrica era in vigore l'apartheid è venuto a mancare, era abbastanza anziano e anche malconcio, anche per ovviamente le vicissitudini e la vita, e anche i 27 anni, se non erro, di detenzione. E mi è sembrato opportuno appunto aprire le trasmissioni questa sera dedicandole a lui. Ovviamente parleremo con Davide di tutto appunto quello che possibilmente, compatibilmente con i tempi, della sua attività nel Consiglio Municipale. Davide, appunto, rinnovo appunto i ringraziamenti per essere qui con noi. Ecco, come ti trovi in Consiglio Municipale e che agibilità c'è per poter portare una ventata di radicalità nei consigli, anche nei consigli municipali a Roma? Anzitutto, Gianni, consentimi di condividere veramente la dedica a Nelson Mandela. Sta a noi capire se lascia un grande vuoto o un grande pieno. Questo dipende da quello che sapremo fare, perché da radicali anche dobbiamo interrogarci su questo, insomma, su figure come lui, su figure come Gandhi, su figure come Martin Luther King. Occorre non smettere di interrogarsi su cosa significa la lotta non violenta, su cosa significa il carcere, su cosa significa regime. In questo ambito è qualcosa di molto piccolo il pensare a un distretto municipale, per l'appunto, però un municipio è effettivamente una possibilità, è una possibilità di lotta, sia perché con la legge attuativa di Roma Capitale i municipi a breve diverranno dei comuni veri e propri, e lì entrerà in gioco quali saranno le possibilità, perché per ora sono una grossa incognita, e dipenderà da che cosa di fatto nel decentramento il comune di Roma devolverà a livello di poteri ai municipi. Ma è un aspetto molto importante, perché pensate soltanto che, essendo il nostro municipio 7 di Roma Capitale, essendo il frutto dell'accorpamento tra due vecchi municipi, sta rifacendo il regolamento. Questo municipio che sta rifacendo il regolamento è un municipio di 380.000 abitanti, cioè più o meno la città di Bologna. Ed è un'occasione importantissima per discutere e rielaborare temi quali il referendum locale, il referendum propositivo, il referendum abrogativo, come si raccolgono le firme, che tipo di certificazioni, qual è il dovere della struttura municipale nel caso di raccolte firme sui referendum, quali sono i doveri di trasparenza da parte della struttura municipale. Quindi è un'occasione anche soltanto a livello di regolamento per ragionare e per immettere temi radicali. Su questo sto trovando una certa apertura, ma è anche un'occasione il municipio per, qui vorrei andare, spero di non cadere nel filosofico, ma io penso che non si possa non toccare anche l'ambito di pensiero più vasto quando si parla del quotidiano, della vita e della politica. Non vorrei cadere nel filosofico nel momento in cui dico che a livello microcosmico, e quindi a livello locale, noi possiamo agire con ripercussioni che
che poi si possono riscontrare a livello macrocosmico e a livello globale. E da qui c'è il termine glocal, no? Ad esempio, a volte io mi sono ritrovato a parlare dell'incidenza che può avere l'introduzione di una moneta locale complementare all'euro nell'ambito della riflessione sulla cittadinanza. E questo è un aspetto importantissimo, che sia lo SCEC o altre monete, insomma, sia perché come strumento di ritorno della ricchezza sul territorio di una moneta a credito nelle tasche del cittadino, piuttosto che una moneta a debito nelle tasche del cittadino a vantaggio delle banche private, ma anche e soprattutto come strumento di riflessione sulla cittadinanza, perché senza uno strumento di riflessione non c'è assolutamente cittadinanza, senza problematizzare la quotidianità, perché la moneta che cos'è? La forza del potere è l'essenza del potere, l'invisibilità. Il vero potere è quello che non si vede, già quando lo vedi non è più potere, è una forza, e lì può incidere la democrazia e il controllo popolare. Allora, nel momento in cui tu la moneta la dai alla capacità critica del cittadino che la usa come suo credito e sua creatura, suo mezzo di scambio, è chiaro che cambia il rapporto con le istituzioni e cambia l'atteggiamento del cittadino, che è cittadino a quel punto, non è strumento, non è oggetto di potere, è soggetto di forza. E sì, quindi in qualche modo un ponte dal particolare al, diciamo, il discorso più ampio, più generale, certo. Come sappiamo, in classica, diciamo, tradizione radicale verso il globale, il transnazionale e così via. E in questo senso è anche, ovviamente, immagino la tua attività nei confronti appunto della legalizzazione, cioè del ritorno l'opposizione nei confronti delle tante illegalità che purtroppo l'Italia subisce, che l'Italia soffre e appunto soffrono anche i cittadini, partendo anche dal territorio municipale. Ecco, su questo ovviamente so che tu sei mobilitato, perché insomma di illegalità non ci sia carenza. Quelle non mancano. basta girarsi. Io sono andato in giro in campagna elettorale, in varie situazioni, veramente a gridare, ad invocare legalizziamo Roma. Anche sulla scorta della nostra tradizione radicale di legalizzala, ma io chiaramente a noi è chiaro, come nostra storia radicale, che e quanto l'illegalità trovi un terreno fertile nei proibizionismi, e quindi nel proibizionismo sulla droga, sulla prostituzione e quant'altro, ma allo stesso tempo il legalizzala deve diventare anche nell'ambito locale e nell'ambito globale un ritorno alla legge, una richiesta alle istituzioni di rispettare le loro leggi. E questo tentiamo di farlo costantemente. Ad esempio, sono stato molto colpito recentemente, ma non solo io, ma proprio la cittadinanza, dal vedere i gesti esattamente opposti a quelle a quei tanto deplorati paesi e luoghi di malavita dove la cittadinanza caccia via i poliziotti e le forze dell'ordine che fanno il loro dovere, vedere i gesti esattamente opposti, cioè vedere la polizia ritornare nei luoghi che aveva abbandonato e la gente a decine applaudire dalle finestre, affacciata di notte ad applaudire alla polizia che faceva rispettare la legge. Questo è accaduto a Roma, ne ha parlato anche vari organi locali, è accaduto a via Alba Longa, una via. Ecco, parliamo un pochino dei dettagli di questa vicenda, che veramente ha dell'assurdo. Sì, è una via completamente tra le più importanti di Roma, insomma, le più centrali di Roma, che si dirama da Piazza Re di Roma, completamente abbandonata al degrado e all'illegalità di una vita notturna basata su tutta sul ma anche diurna, bisogna dire, sull'egoismo di
degli utilizzatori dei mezzi di trasporto privati che parcheggiavano un po' dovunque, in prima, seconda, terza, quarta e quinte file, in mezzo alla strada, un qualcosa di inconcepibile. Ci sono foto un po' dappertutto sul web con i mezzi pubblici che da anni i mezzi pubblici e i mezzi dell'AMA cambiavano strade e andavano da altre parti perché non potevano passare. Non potevano passare su quelle strade e nessuno interveniva e bisogna anche dire i cittadini per anni a chiamare la polizia, a invocare l'intervento delle nessun riscontro, il silenzio. Io mi sono sentito veramente in dovere di invocare un ritorno alla legge, che è partito dall'invocare gli atti che venivano negati ai cittadini, l'accesso agli atti su quello che accadeva lì, cioè quali sono gli atti di polizia che stanno avvenendo, cosa sta facendo il municipio. Veniva negato ai cittadini organizzati in gruppi qualunque accesso a questi atti. Ho denunciato questo, su ciò si è innestato l'intervento del nuovo comandante della polizia che insomma si è da poco diciamo messo a lavoro, Raffaele Clemente, e si è innestato in maniera eccezionale. Lui ha semplicemente visto, dice, ma qui non stiamo facendo ciò che è il nostro dovere fare, ha riportato lì le istituzioni, è sparito il degrado, è sparito in una maniera sorprendente, perché quello che scopriamo a volte è che alcune cose possono accadere perché non ci sono i nostri occhi a guardare, perché possono accadere solo al buio, possono accadere soltanto perché tutti si girano dall'altra parte, perché non c'è qualcuno che si alza a dire no, è lì che dobbiamo guardare. E questa via non è solo importante perché è una grossa via importante, commerciale e quant'altro, è importante perché per anni i cittadini richiedevano un intervento di ripristino della legalità e questo non avveniva. All'improvviso ciò è avvenuto e i cittadini dalle finestre ad applaudire, questo ha dimostrato che Roma c'è, e non solo Roma c'è quando le istituzioni ci sono e i cittadini sono pronti ad una partecipazione attiva. E questo, ritorno al discorso di prima, al discorso della moneta, al discorso dei referendum locali propositivi ed abrogativi, ritorno ad un concetto di cittadinanza che, lavorando sul locale, può cambiare molto, lavorando sulla trasparenza, lavorando sui servizi al cittadino, lavorando sugli asili nido, sull'handicap, laddove le istituzioni, invece di fornire un servizio, usano i disabili, i bambini, attraverso strumenti di illegalità, li usano come batterie del sistema partito, per alimentare il sistema partitocratico con tutte le sue belle lucine di Natale. Ed è per questo che possiamo agire a livello locale guardando a livello globale. E ripeto, ti chiedo scusa Gianni, perché in questi giorni anche il nuovo capo della polizia, di cui ho descritto l'immediato intervento, è sottoposto a interventi e critiche feroci, senza precedenti, con scioperi a catena, manifestazioni, ma veramente che sono sorprendenti, e mi chiedo quanto in questo ci sia di reali rivendicazioni sindacali e quanto ci sia invece di scelta politica, anzi in politica, contro la politica, che vuole ritornare a scegliere di far vivere la città in una maniera trasparente e legale. Sì, c'è un po' di effervescenza all'interno del corpo della Polizia Municipale di Roma. Io penso, dall'esterno, portata anche un pochino dalla ventata in qualche modo di Marino, che ha voluto in qualche modo rivedere tutta una serie di assetti che si sono stratificati nel tempo, e forse la cosa non è stata molto gradita. Questo poi da vedere. Penso che comunque sia, in questo rientri anche la denuncia fatta dal consigliere comunale, in questo caso
Riccardo Maggi riguardo a certe prassi spartitorie proprio in concomitanza. Stanno adesso in questi giorni discutendo un bilancio preventivo del 2013 che insomma già è inquietante di per sé, e quindi insomma si è creata un po' di effervescenza nei nuclei di potere all'interno dell'enorme, diciamo, recinto che può essere, che è appunto il Comune di Roma, con annesse e connesse, aziende municipalizzate, partecipate e così via. E c'è insomma, ecco, un pochino, qualcuno che un pochino probabilmente non è molto contento di questi cambiamenti. Una cosa che volevo chiederti anche per sapere un pochino bene gli ambiti, diciamo, anche territoriali. Questo municipio settimo, diciamolo appunto per chi non lo sa, quale zone di Roma contempla e attualmente quali sono gli equilibri politici all'interno di questo municipio? Allora, il municipio copre un'area molto vasta che va praticamente da San Giovanni, quindi dal centro di Roma, dal centro appena appena decentrato, quindi diciamo dalle mura aureliane, fino a Frascati, passando per la zona di Cinecittà, il parco dell'Appia Antica, quindi comprende sia delle zone naturalistiche eccezionali, sia delle zone a densità abitativa veramente come poche altre città anche in Europa. E gli equilibri all'interno, sostanzialmente, l'andamento della lista civica ha fatto sì che ci fossero tre eletti. La lista civica è qualcosa che la lista civica Marino, in cui da radicale ho avuto veramente il piacere e l'onore di cimentarmi. È una lista che chiaramente è stata fatta di varie personalità prese dal mondo del cosiddetto della società civile, e che sta cercando proprio di costituire, bisogna dire, un baluardo di idee e un baluardo anche di legalità e di iniziative contro, diciamo così, un assetto che tende a perpetuare i soliti poteri. In tutto ciò devo dire che il riferimento a Maggi e alla sua iniziativa è per me imprescindibile, cioè io non posso pensare al lavoro qui senza il suo lavoro. Siamo una squadra su questo, ma anche ad esempio su un tema come quello, ecco, veramente ora che praticamente tutta Roma sono tutti municipi di sinistra, io vorrei che facessimo qualcosa di sinistra, cioè, non vorrei eccedere nel morettismo, ma insomma, se non è il momento questo, non so quando. Allora, sarà o non sarà oggi il momento di dare ai disabili i soldi stanziati su di loro, che oggi vengono consumati da una struttura prima burocratica e poi parapartitica, qual è quella delle cooperative, che con 22 euro più IVA stanziati su ogni disabile e attraverso il sistema del cooperalato arrivano, che ne so, 5-6 euro all'ora a chi lavora. No, questi soldi sono dell'utente, questi soldi non sono delle cooperative legate ai partiti che poi rifinanziano i partiti attraverso il clientelismo elettorale. Questi soldi sono dell'utente e gli vanno restituiti, se non è di sinistra, perché questo accadrà comunque, perché i bisogni aumentano in termini di disabilità e di disagio sociale, i bisogni aumentano, le risorse diminuiscono, quindi verrà il momento in cui le istituzioni diranno: prendetevi, questo è quello che ci abbiamo, prendetevelo e gestitevelo. Ma sarà una scelta passiva e non governata, e diventerà una scelta di destra, tanto per trovare dei canoni storici, diciamo così, ma a cui io stesso voglio fare riferimento solo per dialogare con le due parti, insomma, da Alemanno fino a Marino, a Selle, a tutti gli altri. Quindi proprio per dialogare con i loro canoni, se non vogliono una scelta di destra, cioè ok, questi sono i vostri soldi, teneteveli e gestitevi e curatevi, ma che sia una scelta governata e governata attraverso il progetto individuale voluto dalla legge 328 che su ogni disabile, che non viene mai ratificato con una conferenza dei servizi
locali che si riunisce dall'assistente sociale alla ASL, alla scuola, attorno all'utente e si dice e attorno a questo budget e l'utente sceglie dove mettere il budget, non lo sceglie o l'assistente sociale o il direttore di municipio o chi altro, lo sceglie l'utente come dirigere i soldi stanziati su di lui. Ed è un concetto di vita indipendente che sta passando in tutto il mondo e che da noi non passa perché i disabili sono oggi le batterie del meraviglioso sistema partitocratico pieno di lucine che si avvia come il Titanic verso il, diciamo, verso la fine, verso l'iceberg, ma questa fine non c'è mai perché a questo peggio non c'è fine, non c'è fine. Allora dobbiamo scegliere lì la scelta che dobbiamo fare. La stessa cosa deve accadere su vari livelli, insomma, il diritto di scelta dell'utente. E questo c'è una possibile incidenza a livello locale, col comune e con i municipi. E lì dico, finalmente, spero, e facciamola una cosa di sinistra, lo dico a tutti i compagni che con me sono stati eletti, e lo dico alla controparte, dico, facciamo una scelta di libertà e di responsabilità del cittadino. Sì, sono ottimi i propositi. Io spero che tu abbia la forza per portare avanti questo. Volevo soltanto citare anche che tra i radicali sono stati eletti anche Demetrio Bacaro, adesso in un altro municipio, non mi ricordo bene quale, e non so se ce ne sta un terzo nei municipi o sbaglio. No, 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 no. erano tre in tutto, compreso Riccardo Maggi, quindi tu e Demetrio Bacaro nei municipi e Riccardo Maggi il consiglio municipale, comunale. Quindi questi tre eletti, questa radicalità che speriamo che in qualche modo diffonda anche speranza. Per esempio, tu parlavi dei portatori di handicap, delle persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare e così via. Oggi ho sentito sento tuttora molte lamentele perché questo servizio, proprio perché, o perlomeno anche perché, secondo me, è burocratizzato, manca di una caratteristica importante che è quella della personalizzazione. Cioè del fatto che che sia sempre la stessa persona e chi si ritiene più capace, più in empatia con una persona che sta male a poterla aiutare, perché poi cambiano, vengono sostituiti, sempre perché appunto c'è questo apparato, un po' la cooperativa, un po' l'apparato burocratico, e insomma, presso una persona aiutarla, l'empatia e la personalizzazione del servizio mi sembra importantissimo. E il disabile non è utente ma è usato, non è attivo ma è passivo. Ma la stessa cosa accade, Gianni, è una cosa scioccante. Io penso il fatto che ancora non riusciamo a trovare un modo per cui gli AEC, c'è stato il problema a iniziare, che sono gli assistenti dei disabili nelle scuole, non possano nelle scuole sottoposte al comune, quindi fino alle medie, non possano essere scelti dalle famiglie. Questo in parte accade con un sistema non perfetto, ma comunque abbastanza interessante nelle scuole della provincia, quindi nei licei. Non si riesce a fare la stessa cosa per quanto riguarda gli assistenti all'handicap nelle scuole. Ma se mio figlio disabile ha un suo assistente che lo conosce da anni e lo conosce in tutti gli ambiti, ma sarà più importante questo tipo di esperienza e di professionalità piuttosto che il dare accesso e dare da mangiare al sistema del cooperalato e il sistema partitocratico che si nutre dei disabili. Ma come sugli asili nido, lì c'è un discorso un po' diverso. La scelta dell'utente si è trasformata, che in parte c'è sul sistema degli asili nido convenzionati. Si è trasformata però nel gettare nell'illegalità quasi tutti gli asili nido convenzionati col Comune di Roma. Perché? Perché grazie alla politica di Alemanno, che ha devastato questo sistema di Alemanno e del suo bravo, che era in questo ambito l'assessore alla cultura, ora non lo ricordo neanche. La Belviso, il vice. No,
No, il suo bravo con i sandali, ma comunque, qual era l'intento? Era, io ti chiedo come parametri di legge 10, ti pago 9. Che significa? Ti invito a imbrogliare. L'ho denunciato in tutte le sedi. E non mi ha mai potuto smentire l'ex assessore. Ti invito a rubare, ti invito a imbrogliare, perché se io ti metto poco poco così nell'illegalità, tanto starci così o starci così non cambia. Ormai ti ho gettato nell'illegalità, ti conviene rubare di più. Per fortuna io ho, diciamo, mi è capitato in sorte di lavorare in un asilo che non ha bisogno di rubare per varie ragioni organizzative interne, anzitutto perché, diciamo, è tutto di soci lavoratori sostanzialmente, quindi questo abbassa i costi. Ma l'intento era quello di devastare gli asili nido privati convenzionati laici per gettare il tutto in pasto alle parrocchie, così come con le scuole dell'infanzia. Gli abbiamo dato le scuole dell'infanzia, adesso gli diamo anche gli asili, ma anche lo Stato può dire ogni tanto lasciate che i bambini vengano a me. Ma questi adesso, attenzione, perché che loro vogliano fare questi regalini corruttori per la Chiesa. Attenzione, perché adesso c'è Francesco. Attenzione pure a loro, un attimo, perché Allora, non con posso. questo monito, Davide, ti interrompo perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Questo è un monito importante, nel senso che attenti, oltre che a non promuovere l'illegalità, ma anche appunto a questa nuova svolta all'interno della Chiesa Cattolica, che è questo nuovo Papa. Vediamo un pochino quello che accadrà. Io, Davide, ti ringrazio, tantissime cose ci sarebbero da dire, e comunque sia, io ti invito fin d'ora su Libre TV per ulteriori aggiornamenti sulla tua attività. Quando vorrai saremo disponibili. Come hai visto, il mezzo è Skype, abbastanza semplice, di facile utilizzo. Ti ringrazio ancora, a presto, e io intanto, Grazie a ciao tutti. Davide.